Quella sera ballavi insieme a me e ti stringevi a me. Para, para, para. Mi hai chiesto lui chi è, lui chi è. Ma c'è qualcosa che non scordo. Para, pa, para, c'è qualcosa che non scordo. Para, pa, pa, che non scordo. Abbiamo visto la misoginia di Lucio Battisti mi porta ad avere rapporti completamente fallimentari con le donne. E non è Francesca, dice addirittura, lei è sempre a casa che aspetta me, non può starsene in giro. Quindi capiamo benissimo perché alla fine lo mollano tutti, e anche Anna. E questo mette in discussione completamente la sua virilità. Infatti in Anna dice, quando lei gridava sì, ero un uomo. Cosa sono ora io? Cosa sono, mio Dio? Lo stesso concetto lo riprende con un'altra tematica in Elena Lo, in cui appunto lui, costretto dalla donna che rivendica i suoi diritti a collaborare alle faccende domestiche, mette in discussione completamente la sua virilità. Anche lì dice, se sono un uomo più non lo so, non sgridarmi, faccio quello che vuoi. Però in fondo utilizza questo semplicemente per ottenere... per avere il rapporto sessuale con la sua compagna, cioè gli sembra uno scambio adeguato. E dopo che Anna, dopo insomma le sue delusioni amorose, Lucio Battisti va in totale crisi, comincia a mettere in discussione appunto il suo essere uomo e comincia a cagarsi veramente sotto di queste donne che non capisce minimamente. E allora il nucleo centrale di questo disagio è in Giardini di Marzo, in cui lui si rinchiude in se stesso ed è completamente incapace di affrontare la realtà. E appunto quindi si nasconde, ha paura delle donne, anche non vorrei, non vorrei, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei. Era terrorizzato perché dopo essere stato scottato così da tutti questi tradimenti che si è preso, adesso le donne gli fanno veramente paura. Però nonostante tutto, nonostante ciò, dopo un anno di più, Lucio Battisti si ritorna dalla donna amata e si scontra però con una donna che è completamente diversa anche da quella che lui si ricordava. Sempre abbiamo visto che Lucio Battisti vive l'amore più nella sua testa, nella sua idealizzazione, che nella realtà. E dopo un anno ritorna appunto Fiori Rosa, Fiori di Pesco, convinto di trovarla ancora lì che aspetta lei, ma lei è già lì con un altro signore, che le sue mani non stanno tremando d'amore, ma stanno, insomma, fa una figura veramente meschina. E anche in La canzone del sole, è probabilmente quella più esemplificativa di questo suo disagio di fronte alla donna emancipata, perché dopo che l'ha rincontrata finalmente, lui si ricorda delle bionde trecce, delle gote rosse, dei sospiri, dell'eco dei suoi no, ma va, quando lei gli dice guarda che io adesso sono diventata una donna, lui va in totale panne. Che cosa vuol dire sono una donna ormai? Cioè, se la donna è diventata donna e lui non sa più di essere un uomo, Lucio Battisti va completamente in panne, e quindi da lì nasce tutto il periodo di intimista, di riflessione e anche un pochino di depressione, perché la canzone Emozioni secondo me rivela il fatto che Lucio Battisti sta affrontando una seria depressione, insomma.